gettare la terna finalista giudicata dalla giuria tecnica del premio. Beh, adesso passiamo alla fase umoristica. Finora siamo stati seri. Dunque, 48 titoli arrivati, 41 case editrici, quindi direi ormai lo standard, Bambi, mi pare che da diversi anni siamo su questi valori. La giuria la conoscete, non è il caso forse che ripeta, che ripeti i nomi, c'è stato qualche cambiamento, ogni tanto come dire, inseriamo forze nuove, ma comunque non è il caso qua di ripetere i nomi dei giurati. Direi che da 3-4 anni circa, possiamo dire, lo posso dire con cognizione di causa, anche per averlo verificato con i colleghi, di giuria, da 3-4 anni davvero questa, la narrazione breve, il racconto, che voi sapete essere la cifra più importante della nostra letteratura, insomma, ecco, se pensate che il primo vero romanzo nostro è stato il romanzo storico di Manzoni, insomma, mentre in altre nazioni già si scriveva, mentre invece noi nasciamo come scrittori, di racconti, ecco. Da 3-4 anni l'impressione mia e dei colleghi della giuria è che davvero la narrazione breve sta diventando la cifra di lettura più precisa, più puntuale della società italiana attuale, di quello che si dice, di quello che si fa e di come si vive. Leggo molto, come molti, come i colleghi di giuria che anche per motivi di lavoro leggono molto, ma non è emerso in questi anni nell'ambito del romanzo, della fiction ecoromanzesca, un'opera che davvero sia la fotografia più precisa della società sfaccettata attuale italiana. La narrazione breve si presta molto a questa analisi, si presta molto a questo esame, come dire, speculare di una società che è frantumata, che non conosce la consecutio temporum, conosce il just in time, conosce le fratture, conosce le spigolosità. La narrazione breve sta diventando la vera chiave di lettura della società italiana. Quindi, stiamo ben attenti a confinarla come molti o come per anni è stata confinata come letteratura di serie B. Stiamo ben attenti perché davvero, se davvero vogliamo capire qualcosa di questo mondo, di quest'Italia così frantumata, così spigolosa, forse davvero buttiamoci a leggere gli scrittori di racconti più che i romanzieri. Fatto questo pistolotto, vedo che nessuno è svenuto. Giusto? Posso continuare? Allora, dobbiamo presentare i tre finalisti. Davide Bregola, Avagliano Editore, casa editrice romana, credo, Bambi, no? Mi pare. O piemontese. Romana. Diciamo non di primissima scelta, ma sappiate, e molti di voi che leggono sanno che c'è un'editoria italiana, chiamiamola ingiustamente di seconda linea, che è molto viva, molto efficiente, molto efficace. E noi giurati siamo attenti a esplorare anche queste case editrici, per così dire, di seconda linea, perché da lì spesse volte, e lo dimostreremo e lo diremo dopo, perché uno dei finalisti, uno dei grandi finalisti di stasera viene proprio da una piccola casa editrice e è approdato invece alla grande casa editrice. Noi siamo molto attenti a questa letteratura, chiamiamola di seconda linea, che poi non è di seconda linea. Davide Bregola, Avagliano Editore. La vita segreta dei mammut in pianura padana. Voi vi chiederete cosa sono i mammut, sappiamo tutti che cosa sono i mammut, ma uno si aspetta allora un libro che parla di
insomma, di paleontologia, no? I mammut che cosa sono? Secondo Bregola, Bregola è un giornalista, scrittore già noto, ecco, per la verità, non è giovanissimo, è cosa, 50 anni, 55 anni, qualcosa del genere, ha già un curriculum alle spalle non indifferente. I mammut della pianura padana sono quegli strani personaggi, quelle strane situazioni che nella pianura padana sopravvivono alla modernità. Un personaggio, un oggetto, un comportamento. Ricordate uno che è stato un grande vincitore del Chiara, Antonio Pedaliani, che scriveva che ha vinto il Chiara anni fa, che scriveva quei bellissimi racconti ambientati nella pianura padana, dove parlava di attualità ma anche di mostri, dove magari uno quando va a mangiare gli anolini in brodo incontra magari un mostro al tavolo con sé. Quindi il mito mescolato alla modernità, ecco cosa sono i mammut. Bregola dice, ma insomma oggi in questi anni, in questo momento, ci sono ancora questi residui, questi mammut? Bregola dice di sì. Quindi la linea è la linea, come dire, della scrittura padana. Voi sapete che gli scrittori della pianura padana hanno una vivacità, hanno un calore, hanno una verve che non in tutte le letterature, per così dire, regionali, tra virgolette, riusciamo a trovare. No? Stefano Belli, Domenichini, eccetera, eccetera. Cavazzoni, un altro grande nostro finalista di qualche anno fa. Quindi i mammut sono i residui del passato che cozzano contro la modernità. Chi vincerà? Leggete il libro e capirete che cosa ne pensa Davide Bregola. Io mi sono fatto un'idea, ma non ve la dico. Continuiamo, il secondo. Ecco, Francesca Baffredi, questa è una novità, è una grande novità. Un buon posto dove stare, la nave di Teseo. Sapete, la nave di Teseo è la nuova avventura editoriale di Elisabetta Sgarbi, che ha già una lista ecco, non da poco, pur essendone un'altra. Un buon posto dove stare, come dire, trovare un posto, un buon posto dove stare, guardarsi dentro, guardarsi fuori. Quindi un libro che tratta con un taglio socio-antropologico la modernità, l'attualità, partendo dalle cose del piccolo quotidiano viste dal giusto punto di vista della scrittrice. Un buon posto dove sta. Ecco, questi sono i libri, come dicevo prima, che a mio parere, a parere della giuria, fotografano la realtà in una maniera strepitosa e letti farebbero molto bene ai politici, agli insegnanti, ai ragazzi, a tutti coloro che amano la lettura. Perché mi guardi così? È una giovane questa, ma tenetela d'occhio. Abbiamo anche questa presunzione di essere degli scopritori, e qualche volta è successo in passato. È successo con questo libro, anzi con questo autore, Luca Ricci. Luca Ricci è approdato a Rizzoli dopo La Gavetta, e La Gavetta è iniziata col premio Chiara nel 2007. Lui ha vinto il Chiara. L'amore, altre forme d'odio con Einaudi. Lui è approdato con questi 400 pagine circa di libro, ragazzi. Qui veramente siamo di fronte a un'opera importantissima. I difetti fondamentali di chi? Ragazzi, qui ci picchia dentro in una maniera strepitosa contro il mondo dell'editoria, contro gli scrittori, contro gli editor, contro i responsabili di collana, eccetera. Quindi veramente un libro sul fureo. Ecco perché forse non è riuscito a entrare in cinquina al Campiello. È stato il primo degli esclusi del Campiello, probabilmente perché qualche editor che l'ha letto
gliel'ha fatta pagare. Libro stupendo. Sono 400 pagine circa. Io non amo molto i libri di racconti troppo numerosi, troppo densi, insomma, il racconto esige anche un minimo di flash. Però devo dire che è passato via in una maniera fantastica. Luca Ricci, possiamo dirlo, è una nostra creatura, quindi noi vorremmo che anche la Francesca Manfredi diventasse una nostra creatura e magari quei quattro ragazzi che sono stati premiati ragazzi, per scrivere bene, dove ci sono i ragazzi? Bisogna leggere soprattutto. Si diventa scrittori dopo aver letto e straletto, e non soltanto aderendo alle scuole di scrittura. Le scuole di scrittura ti possono dare lo schema, però ragazzi miei, bisogna leggere, farsi diventare la lettura, dopodiché se c'è qualcosa dentro si diventa anche scrittori. Mi toccami dentro. Segnalati. Quindi, allora, abbiamo due libri che esplorano la modernità da due punti di vista diversi. Quello della Manfredi, Il banale quotidiano, quello di Luca Ricci, Alcuni settori che lui conosce bene della modernità, quella soprattutto editoriale. Il Bregola, invece, è un padano che mescola realtà a mito e dice, ma chi la vince, il mammut oppure la modernità? A voi la scelta. Questi sono i tre finalisti. Poi abbiamo, voi sapete, c'è una sezione dei segnalati che è da riferire a scrittori dove la scrittura, magari non con la S maiuscola, ma dove prevale davvero l'aggancio col territorio, dove davvero lo scrittore dimostra di essere, come dire, nutrito della terra dove è nato, dove è cresciuto e dove vive. Questo Alessandro Reali, Il diavolo del Ticino, è un oltrepopavese, lui ama molto la Bonarda. No, questa è una mia battuta, scusate, cerco di strammatizzare un po' perché fa caldo. E davvero i suoi racconti sono un po' sulla linea del Bregola, dove davvero, soprattutto, è anche chiaro perché lui raccoglie alcune oralità di antica data dalla sua terra e le traduce in scrittura. Quindi c'è una forte radice nelle terre dell'Oltrepopavese. Quindi io però volevo dire anche che il Chiara, sì, è il Piero Chiara, a cui credo ti schierano le orecchie ormai, perché non so, dico, se ancora ci sente un po', da 30 anni si sente martellare. Guardate che non è uno scrittore solo locale, anche se davvero la sua cifra nasce dall'humus luinese, lui ha sempre parlato male di Luino, dov'è? Sono qua. Lui veniva il sabato e domenica a Luino per parlare male dei luinesi. E voi lo sapevate, l'avete anche sbolognato, lasciamo perdere. Quindi adesso noi facciamo finta di niente, veniamo a Luino, lo consideriamo luinese, ma insomma, teniamo bene. Bambi finito, grazie. Allora. Allora, vorrei dire qua che facciamo una foto. Abbiamo Maddalena Franco, di anni. Maddalena Franco, vieni, che del 2001 fa da 16 anni. Vieni Maddalena. Paris Beatrice. E anche le scuole, diciamo, di commerciali, queste hanno voglia magari di poter scrivere. Per cui Paris Beatrice, sempre del 2001.
vicino Zano, piccola. Il suo titolo è L'ultimo orizzonte. E di qua che potete facciare la foto. Sono Luca, tu cosa fai? Ok? E poi abbiamo Nicole Vanni, ci sei? Che sei di Milano, però tu sei anche di Svizzera a Milano. Sì, studio filosofia e filosofia. Loro quattro non sono mai entrate nel libretto, questa è la prima volta. Una parola solo veloce, un'esperienza. Faccio una domanda. La domanda è questo concorso, nel senso di fatta del racconto che hai mostrato, che hai scritto? Sì, di solito ho parecchie difficoltà a scrivere quando ho un libro, nel senso che scrivo probabilmente se scrivi veramente tutto quello di partenza, quindi non sono pienamente soddisfatta, ma sì. Io sono Beatrice e sono molto molto soddisfatta. No, ma la domanda è un'altra. No, la domanda era questa, se fatto una cosa che c'è un incuriosito anche molto, c'è lì un sacco di persone da un po' da ci lasciano lì, ma sapere di questo concorso, chi te l'ha detto, quali sono i canali, diciamo. La mia prof di letteratura mi ha appunto parlato in questo concorso e ha detto che mi ha partecipare, mettermi in gioco e questo è stato il mio canale. Mi ha dato qualche spunto l'insegnante? No, assolutamente, cioè, il traccio di partenza e poi... Il tuo racconto di cosa parla? Il mio racconto sono partita da Odissea, quindi da Itaca, dalla ricerca di Ulisse della sua casa, che cerca di esplorare il piatto di trovare Penelope, e poi da lì sono messa alla mia esperienza personale, cos'è la casa per me. È la prima volta che partecipi a un concorso? Ho partecipato al Premio Giovani l'anno scorso. E sei arrivata? No, non sono arrivata. Quindi è migliorata? Sì. L'ultima ragazza, se vi può avvicinare, ripeto il tuo nome. Sono Nicole. Nicole. Ecco, che impressione ti fa di essere arrivata tra coloro che sono stati pubblicati, tu magari hai già fatto altri concorsi la prima volta? Sì, io ho partecipato l'anno scorso con un racconto che credevo avesse qualche chance, perché mi piaceva molto, questa entusiasta, ma non ce l'ho fatta, mentre quest'anno al contrario, che ho fatto un racconto che quasi non volevo consegnarlo e mia madre mi ha costretto l'ultimo giorno, all'ultimo minuto a consegnarlo e insomma sono rimasta stupita perché non me l'ho aspettato. A questo punto due parole sul racconto. È un racconto fortemente biografico, nel senso che comunque è un racconto di fantasia, ma non riesco a fare a meno di prendere spunti dalle cose che vivo quotidianamente. Scrittore preferito? Haruki Murakami. Perfetto, io direi che possiamo chiudere qua e a tutti l'invito di leggere con attenzione i racconti pubblicati. Sentate qui un attimo, facciamo la foto. Sì. Giacometti, a te la foto. Andiamo all'identità. Allora, per chiudere questo cerchio, premio Chiara Giovani, premio Chiara Editi, abbiamo chiuso con l'Inediti, è un premio che è nato da poco, è l'ottava edizione confronto 29, perché? Perché sì, i ragazzi ci scrivevano dopo che avevano vinto il Chiara e che era giovane per pubblicare, dicevano ma come si fa a pubblicare? Per questo che abbiamo realizzato questa sezione, che ha dei racconti nel cassetto, ma devono arrivare perlomeno ad avere un discorso di volume, per cui 160.000 battute non deve essere un libricino piccolo. Abbiamo ricevuto sulla trentina di manoscritti da tutta Italia e da tutto il Ticino una giuria tecnica formata, presieduta da Andrea Fazioli, scrittore e giornalista che è presidente. Quest'anno è entrata Elisabetta Bucciarelli, scrittrice.
e abbiamo Michele Mancino di Varese News, Diego Pisardi, caporedattore della cultura, Federico Roncoloni, qui ringrazio sempre Roncoloni che è l'erede testamentario di Piero Chiara, senza il suo ok e senza la supervisione di Roncoloni noi non potremmo essere qui, questa è una cosa importante. Chi ha vinto? Ha vinto Marco Cavaliere, che è qui. Marco Cavaliere, vorrei che venisse qua con noi. È un giovane di Napoli, laureato di geologia, e la sua raccolta si chiama Il breve geologia, Il breve ritorno di Colapesce. E ringraziamo qua, che deve essere qui, però forse è morto di caldo, è ancora qui, vivo, c'è Pietro Macchione, che è l'editore, ed è lui che ha la possibilità di stampare, di editare soprattutto questo volume. Io vi voglio dire una cosa qui in anteprima, lo dico anche a Pietro che forse non lo sa, vorremmo sicuramente presentare il vincitore a settembre, Marco Cavaliere, presenteremo anche il nuovo bando di concorso, e sapete dove sto contattando per presentarlo? Al Laboratorio Formentini di Milano, che mi sembra una cosa giusta. Il Laboratorio Formentini di Milano lavora molto bene, ha un suo entourage, per cui noi dobbiamo andare dove esiste già un lavoro di questo genere, perché sennò non ce la faccio più a realizzare una cosa così. Invece in un Laboratorio Formentini centro Milano fanno cose di questo genere, presentare il premio Chiari Inediti 2018 a settembre, presentando il libro, l'edizione di, del vincitore Cavaliere, e anche un'altra edizione che è Pietro accolto con entusiasmo dalla giuria, una antologia contenente 8 racconti che saranno scelti dalla giuria tecnica, per cui facciamo una piccola edizione antologica. La parola a Marco Cavaliere. Quello che vuoi. Grazie a tutti, sono davvero felice e onorato di essere qui e di aver ricevuto la tua chiamata. E le parole del Presidente sono davvero musica per uno scrittore di racconti, è un po' un'oasi nel deserto il premio Chiara per i racconti brevi. Ho partecipato a qualche altro concorso e mi dicevano sì, lei scrive bene, però i racconti non vendono. Quindi è davvero bellissimo essere qui. Non vorrei che il titolo traga in inganno, non è una raccolta di fiabe, c'è ben poco di fiabesco nei miei racconti, è solo l'ultimo. Non so se conosce Pasto di Colapesce, dopo la leggerete. Io lo faccio riaffiorare dagli abissi. Colapesce è mezzo uomo, mezzo pesce, che ai tempi, nell'Ottocento, ai tempi del Regno delle Due Sicilie, viene sfidato da Re a recuperare la sua corona in fondo al mare, nel punto più fondo del Mar Ionio probabilmente. E lì vede che la situazione geologica italiana non è molto felice, c'è Messina che traballa, qualche anno dopo ci sarà il terremoto di Ventura Calabria, il Vesuvio pure è un po' instabile. Comunque Re non è contento, dice di andare ancora più a fondo, e lui dice ok, io può essere che non ritorno più questa volta, se vedete riaffiorare tra le antiche vuol dire che non tornerò più. E le reliquie riaffiorano e Colapesce resta negli abissi, quindi io non lo faccio tornare brevemente. Lui lo fa tornare. Non è un ritorno finito. È molto napoletano, ma bello, bellissimo. Però, bravo. Per me è un piacere essere qui, un onore, prima si diceva che è un po' come una famiglia, il premio Chiara è un po' come una famiglia, e io oggi sono tornata qui e si sente proprio il clima familiare, di questo vi ringrazio per essere arrivati alla 29ª edizione, vi ringrazio per il lavoro, per l'impegno, per la dedizione che mettete ogni anno in questa, chiamarla manifestazione? No, infatti ogni termine è riduttivo, perché alla fine ogni anno mettete in campo tante energie per un programma sempre più ricco di incontri, momenti di confronto, di approfondimento, e ogni anno ci attacchiamo un pezzo in più, e poi ci sono invece le parti storiche che sono
premi Chiara Giovani, i finalisti, il premio agli inediti e poi il premio alla carriera. Quindi ci sono, diciamo, questi quattro tasselli che sono fondamentali, intorno ai quali poi ruota tutto il resto del premio Chiara nel nostro territorio, andando a toccare anche posti incantevoli come oggi qui a Desolino Virginia. Allora io di questo vi ringrazio, perché è un lavoro che fate in modo egregio, instancabile, da anni. L'anno prossimo sarà la 30ª edizione, quindi vi aspettiamo ancora più carichi, con entusiasmo e sicuramente con la vicinanza ancora di Regione Lombardia, mia personale come lo è stato al suo tempo, ma sicuramente anche di Regione Lombardia, poi oggi anche della Regione Subrica, mi piacerebbe, perché oggi proprio c'è l'assemblea annuale della Regione Subrica, e credo che questo premio sia assolutamente in Subrico, proprio ha nel suo DNA il fatto di essere in Subrico e di esprimere un territorio che non ha confini. Basta guardare i ragazzi che partecipano a Chiara Giovani, arrivano sì dalle nostre province, dalla Lombardia, ma tanti anche dal vicino Canton Ticino, dalla Svizzera e non solo. Quindi direi poi i momenti di incontro, i seminari, la presentazione dei finalisti che da sempre si fa in Biblioteca Lugano. Credo che davvero questo premio sia assolutamente transfrontaliero e in Subrico, quindi c'è anche la vicinanza della Regione Subrica. Perché? Perché ne siete l'espressione. E allora io davvero, al di là di quelle che poi sono le mie deleghe in regione, per cui oggi io ho la delega anche al Post Expo, oggi Expo, l'area di Expo è riaperta per il periodo estivo, con tanti eventi, con tanti momenti culturali, sportivi, per le famiglie, di svago, di divertimento, magari perché no, ci si può anche, fare qualche ragionamento insieme sul futuro. Questa evidentemente è una fase transitoria, perché poi l'area avrà una destinazione diversa, definitiva, destinata quindi alla scienza, alla ricerca e all'innovazione, ma sicuramente la collaborazione tra Regione Lombardia e Premio Chiara, per quello che ha significato negli anni, per quello che continua a significare e per quello che significherà in futuro, da un lato il tenere vivo quello che è stato il messaggio di Piero Chiara, un nostro grandissimo artista e autore di cui siamo e dobbiamo essere fieri e orgogliosi, e dall'altro andare a cogliere, intercettare dai più giovani quelle che sono le capacità, metterle in campo, sperimentare, anche sfidarsi magari partendo dai più giovani, che la giovane è una cosa davvero bellissima, con poi tutto il resto che è il premio Chiara. Allora io non posso fare altro che ringraziarvi ancora per tutto l'impegno. Per me è un piacere essere qui oggi, prima che da assessore regionale, da amica di Bambi, di Romano, perché in tanti anni ne abbiamo viste di edizioni del premio Chiara. Andiamo avanti così e l'anno prossimo vi aspetto una grande festa. Noi andiamo avanti con fatica, però c'è la passione, questa è la cosa importante, la passione e il voler continuare. Se non ci fossero queste cose non riusciremmo a realizzare. E abbiamo anche l'avvocato Zucchero che da sempre ci unisce, come diceva l'avvocato Francesca Brianza, siamo seguiti sia dal Consiglio che anche dalla Presidenza della Regione, per cui sono dei punti fondamentali e importanti. Ora vorrei far parlare così insieme con un saluto del Comune di Varese l'assessore Cecchi, per il Comune di Luino, mettiamo le insieme, per il Comune di Luino abbiamo invece il Vice Sindaco e Assessore alla Cultura Castelli. Insomma, io quando sono arrivato qua, la pervasività di Piero Chiara e del premio Chiara francamente non l'avrei mai immaginata. Qualunque cosa si muova, pensavo di Bambi. Di Bambi. C'è qualcosa. Sono, come dire, molto contento che questa cosa vada avanti così, che sia fatta all'interno di questo scenario su cui stiamo investendo moltissimo come amministrazione comunale. È un luogo importante, ma in qualche modo si lega a questa cosa che sta accadendo. Questi premi sono importanti per questi giovani e, come ha detto qualcuno prima, anch'io da ragazzo mi dicevano che non sapevo scrivere. Mi sono fermato, infatti. Poi in realtà ho scritto non so quante centinaia di pubblicazioni.
Quindi questa scuola, questo modo di rapportarsi con i giovani, la nascita di questi premi, la letteratura rappresentata così, credo che sia una cosa importante che va molto al di là anche della scuola e serve a far crescere, serve a far vedere delle cose rilevanti come quelle che stiamo vedendo e forse ai miei tempi non era assolutamente possibile vedere. Quindi grazie di questo e grazie anche di quello che ho visto l'ultima volta, l'ultimo premio Chiara. È finito in televisione con uno dei più belli sceneggiati che io veda e quindi ho riconsiderato tutto questo rapporto con la città di Varese, con la qualità di questo premio che ha a questo punto, posso dire, una caratura oltre che locale a livello nazionale. Grazie.